Onlus On Air, l'informazione solidale con Marina Leoni. Oggi parliamo dell'Istituto Italiano della Donazione perché il 4 ottobre, giorno di San Francesco, è diventato dal 2015 anche il giorno del dono e l'Istituto Italiano presenterà in questa giornata lo specchio dell'Italia che dona. E sarà il culmine di un anno di partecipazione a vari contest tra scuole, istituzioni, imprese e cittadini che vedrà la premiazione delle varie opere artistiche partecipanti dedicate al dono. Ma prima di parlare del Dono Day 2023, vediamo cosa fa l'Istituto Italiano della Donazione. È un'associazione che promuove la cultura del dono in tutte le sue forme e si rivolge sia al mondo associativo che al privato cittadino. L'Istituto è stato fondato nel 2004 da Fondazione Sodalitas e Forum Nazionale del Terzo Settore e basa la propria attività sulla Carta della Donazione, che è il primo codice italiano di autoregolamentazione per la raccolta e l'utilizzo dei fondi nel non profit. L'Istituto, da 15 anni, con strumenti di ricerca e verifiche annuali, assicura che l'operato delle organizzazioni non profit sia in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale, rilasciando un marchio di qualità. I marchi di qualità IID, concessi alle ONP, inserite in Io Dono Sicuro, confermano che l'organizzazione non profit mette al centro del proprio agire questi valori e garantisce che l'associazione non profit ha superato i controlli annuali dell'Istituto Italiano della Donazione, rispettando alti standard di trasparenza e correttezza gestionale nella raccolta e destinazione dei fondi. I donatori in questo modo possono vedere il percorso delle proprie donazioni. A partire dal 2015 l'Istituto Italiano della Donazione si rivolge anche al privato cittadino, donatore e non solo, grazie all'istituzione per legge del Giorno del Dono e al progetto culturale che coinvolge tutto il territorio nazionale, il fiore all'occhiello dell'attività dell'Istituto che sa dimostrare la solidarietà degli italiani nel Giorno del Dono Day. E ancora, per sapere tutto sulle donazioni, dal 2018 è nato anche l'Osservatorio sul Dono, che ha l'obiettivo di condividere analisi e tendenze tra i mezzi di informazione, imprese, opinione pubblica e terzo settore. È costituito dall'Istituto Italiano della Donazione e si qualifica come fonte scientifica di riferimento per la cultura e la pratica del dono in Italia. E ogni anno presenta il rapporto Noi Doniamo, che monitora le principali pratiche di donazione degli italiani e approfondisce alcune delle più importanti dimensioni e pratiche del dono. Ma ora ci fermiamo perché voglio donarvi l'ascolto di un bellissimo brano e ci risentiamo tra poco con il Dono Day 2023. I wonder, is there midnight shed bright and chill. Oh, because you didn't have no one to help you along the way. And oh Lord, and if there is anyone, whoa, let me tell you what I've done. I've asked Jesus to be a fence around me and protect me every day. I told him, so oh Jesus, be a fence all around me. When I get burdened, so oh Jesus, I want you to protect me as I travel on. Oh, sometimes it will hurt you to your heart to see loved ones to depart. But oh children, death is no stranger to anyone. And oh Lord, but just as long as you stay in the fold, you never have to worry when death knock on your door. Just ask Jesus to be a fence around you, and you never have to worry anymore. Just bow down. So, oh, Jesus,
feel bad all around me. Yeah. When you get better, so oh Jesus, I want you to protect me. Allora, ci stiamo avvicinando sempre di più a un momento molto importante per il quarto giorno del prossimo mese e l'Istituto Italiano della Donazione ha fortemente voluto il giorno del dono per il 4 ottobre con la legge numero 110 del 14 luglio 2015 e in questa giornata festeggerà, presenterà ed evidenzierà l'Italia del Bene. Quella parte buona dell'Italia che del dono ne fa una pratica quotidiana con il suo progetto culturale di respiro nazionale Giro dell'Italia che dona. Il Giro dell'Italia che dona coinvolge scuole, comuni, associazioni, imprese, cittadini e dal 2021 anche la partecipazione dei servizi minorili della giustizia e tutti quanti insieme costituiscono così la mappa dell'Italia che dona. Mettendo al centro la bellezza del dono in tutti i suoi aspetti e l'importanza della buona donazione. Nel 2022 hanno aderito oltre 100 scuole con più di 80 elaborati artistici candidati al contest hashtag DonareMiDona, oltre 70 amministrazioni comunali in tutto il paese e più di 150 tra enti del terzo settore e imprese di tutte le regioni italiane che hanno voluto essere testimonial del giorno del dono. L'edizione 2023 sarà quella del nono giro dell'Italia che dona. Quest'anno poi per la prima volta l'Istituto Italiano della Donazione vola al sud per presentare i vincitori dell'Italia del dono. La città è quella di Palermo e sarà infatti lo splendido teatro delle premiazioni dei vari contest, grazie anche al sostegno della Fondazione Sicilia, ma soprattutto grazie alla calorosa risposta che i cittadini siciliani hanno dimostrato sempre di più nel corso degli anni. Per le premiazioni del nono giro d'Italia che dona, l'appuntamento sarà ai cantieri culturali alla Zisa il 4 ottobre. La grande festa del dono è realizzata in collaborazione con CESVOP, il Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo, e in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e ANCI. Ma sia prima del 4 ottobre che dopo questa data ci sono anche altri eventi, non solo in Sicilia, che potrete trovare insieme a tutte le altre informazioni su giornodeldono.org e su istitutoitalianodonazione.it. Ed è tutto con l'informazione solidale di Onlus On Air e con il Dono Day 2023. Ci sentiamo domani per conoscere come possiamo proteggere e salvaguardare gli animali del nostro pianeta e grazie per l'ascolto da Marina Leoni.